Speciale Sanremo. Ed eccoci all'ottavo appuntamento con Speciale Sanremo. Vi parliamo dalla sala stampa Lucio Dalla e vogliamo farvi sentire gli artisti in conferenza stampa, a cui abbiamo rivolto alcune domande. Fra questi c'è Irama. Ciao. A me piace molto cantare, cercare di trovare musicisti, cercare di inquinare la musica il più possibile. Sai, oggi è un concetto un po' strano. Se pensiamo a musica classica, era totalmente normale, no? Se pensiamo a Mozart, i più grandi prendevano le opere prime, le rifacevano a modo loro, le reinterpretavano, le rivivevano, le mescolavano anche in base al tempo, in base allo stile. Oggi è un po' più atipico, diversa questa. Secondo me la contaminazione nella musica e in generale anche nella vita, secondo me a livello culturale porta soltanto ricchezza a livello personale, quindi impari tanto e dai anche di più. Sai, capita spesso di sentirci soli, no? Tutti noi, immagino, anche in mezzo alle persone. Spesso noi siamo in una bolla, oggi, no? È un gioco anche in maniera positiva, lo dicono, è anche una cosa, però ci troviamo in una bolla. Spesso bisogna un po' ricordarsi, secondo me, la vita. Questo mi serve tanto anche quando sono in palco. Per esempio, qualche giorno fa siamo andati a trovare dei bambini all'ospedale e lì ti accorgi veramente di com'è la vita, quali sono le emozioni, quali sono le cose che contano veramente nella vita. Quando mi sento solo, mi succede quotidianamente spesso, perché mi trovo magari in situazioni un po' artefatte, mi richiudo dentro le emozioni quelle più fragili e cerco o la bontà, anche il male a volte, delle persone, cerco di richiudermi lì dentro e di stare un po' lì dentro per farmela passare. E poi ancora Fred De Palma. Ciao Federico, io sono Ludovico, piacere, molto lieto, complimenti per questo sound, questa canzone così bella. A proposito di sound, ti chiedo, venerdì nella serata cover porti gli FL65, quindi un grande sound, cosa ci dobbiamo aspettare? Come mai questa scelta di scatenare ancora di più tutti noi all'Ariston? Allora, guarda, ti dico, la scelta parte prevalentemente anche da una coerenza che ho tenuto col brano che ho portato in gara, quindi che il sound potesse essere comunque, cioè che potesse continuare, no? E poi in realtà c'è anche un motivo, diciamo, più anche personale, perché gli FL sono stati il primo gruppo di cui sono stato fan nella mia vita. E mi ricordo quando avevo 16 anni che andavo a scuola, me li ascoltavo proprio nel tragitto da casa a scuola, scuola a casa. E visto che per me anche la prima volta a Sanremo, volevo comunque partire dall'inizio, no? Quindi volevo portare anche un pezzo della mia storia, oltre che ovviamente della storia della musica italiana e mondiale. Ho imparato col tempo, perché poi crescendo si imparano tante cose, ho imparato che alla fine io, quando scrivo le canzoni, sia che siano magari più appunto intime o comunque più spensierate, cerco comunque sempre di raccontare delle esperienze che ho vissuto, e spero che in qualche modo le mie esperienze possano aiutare magari anche altre persone. Quindi diciamo che ci tengo a mandare un messaggio positivo con i testi. Quindi diciamo che la parte più gratificante per me è quando magari appunto mi scrivono, comunque riesco a parlare con qualcuno che mi dice: la tua canzone mi ha aiutato a passare questo determinato periodo, o comunque anche solo la tua canzone non mi ha fatto pensare a... penso che comunque questa sia la cosa più bella che mi sia stata detta. Poi in realtà la canzone ha due chiavi di lettura, che appunto io in questa canzone l'ho scritta pensando a un discorso con me stesso e quindi con la mia coscienza, a cui ho dato il volto appunto di una donna, no? Come si distingue dolore buono da uno cattivo? Ma io credo che chi vive una relazione si rende conto giorno per giorno, no, di come cresce il sentimento e che cosa diventa, perché a volte l'amore invece può essere, non so, abitudine o comunque può avere altre caratteristiche che non sono magari del tutto libere da catene, no? Secondo me il dolore, tu mi hai detto il dolore positivo, no? E quando comunque soffri per qualcuno che ti ha amato veramente, quindi in quel caso è vero, se invece soffri per qualcuno di cui non gliene è mai fregato niente di te, probabilmente è un dolore che hai con te stesso, te stessa, ma che comunque non meritano. E in chiusura per questo appuntamento con Speciale Sanremo, Teresa Mannino e naturalmente Amadeus. Io non parlo. Io parlo solo se mi fanno delle domande, perché non avendolo fatta ancora il festival, io non saprei cosa dire, tranne il fatto che ringrazio tantissimo Amadeus, perché devo dire che negli anni passati qualche volta mi era venuta in mente, sarebbe chiaramente per qualsiasi artista italiano c'è questo desiderio del festival,
Poi arriva ad un certo punto, questo desiderio mi era finito, non perché non ce l'avessi più, era subito un po' così, vabbè basta, faccio altro, non ci pensi più. Quando non ci ho pensato più, mi ha chiamato Amadeus. Quindi insomma, questa cosa mi ha, sul momento ero così, che dicevo, ma forse non lo so che cosa, mi è sembrato strano, perché proprio perché non ci pensavo più. Però adesso che sono nella macchina è molto divertente, devo dire. Già quando sono venuta, quando è stato 4-5 giorni fa per le prove, e c'era Lorella che provava, è stato divertentissimo. Quindi è un po' un gioco per me il fatto di essere qui, proprio il fatto di essere dentro una cosa che quando ero bambina guardavo anch'io, ma fino all'anno scorso, non solo quando ero bambina. Dopo il festival vi saprò dire qualcosa di più. Allora intanto ringrazio Giorgia per ieri sera, è stata fantastica. Vabbè, come cantante la conosciamo, ma poi devo dire che si è prestata a fare mille cose, ha presentato, ha dialogato, ha giocato, ha scherzato fino a notte fonda, perché è andata a trovare anche Rosario fuori, e do il benvenuto ovviamente a Teresa Mannino. Dire felice è poco, perché il risultato di ieri è clamoroso, il 60% a una seconda serata, tranne l'anno scorso, non si è mai verificato credo nella storia del festival. Non abituiamoci, perché non pensiamo che bisogna partire dal 60%, nel senso che mi ricordo quando io feci il primo Sanremo mi dissero: se riesci a mettere il 5 davanti hai fatto un Sanremo clamoroso. Quindi qualsiasi cosa vada oltre il 5 davanti è clamoroso. Pensare di fare per due sere di seguito il 60% è qualcosa di meraviglioso, soprattutto pensando che quest'anno è stato cambiato il regolamento. Quindi, a differenza dell'anno scorso, ieri tutte 15 le canzoni erano già state ascoltate, mentre l'anno scorso, diciamo, mi sono preso un rischio in più, perché l'anno scorso, dividendo le due serate, c'era la curiosità dei primi 15-14 brani e la curiosità dei secondi 14 brani. Quest'anno, mettendo tutte le canzoni in gara per permettere alla discografia, alla musica di partire insieme, e devo dire ci sono dei dati, mi ha girato prima Enzo Mazza, presidente della FIMI, alcuni dati che sono, devo dire, clamorosi della partenza della musica. È chiaro che la seconda e la terza sera i brani sono già stati sentiti. Questo però non ha evitato a il 60% del pubblico, a milioni di persone, di essere presenti dove hanno sentito le 15 canzoni, dove hanno ascoltato Giorgia, e dove credo vada sottolineata, oltre alle gag, al divertimento, a tutto quello che fa parte di Sanremo, credo una delle pagine più importanti, che secondo me, ma io credo che, e mi auguro che voi siate d'accordo nel dire che questa pagina dovrà rimanere nella storia del Festival di Sanremo, che è quella di Giovanni Allevi, che ci ha insegnato qualcosa che probabilmente ognuno di noi sa in cuor suo, ma condividerla tutti insieme con lui non è da sottovalutare. Quindi io sono orgoglioso di quello che è andato in onda e del Festival. Mi auguro chiaramente che anche le altre 15 canzoni questa sera piacciono al pubblico, ma ripeto, sono dati clamorosi, e non smetterò mai di ringraziare la musica, perché ieri il 60% l'hanno fatta i cantanti. Speciale Sanremo.